Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Sekiro Shadows Die Twice e stiamo scalando il Monte Kongo per raggiungere il tempio Senpou, dove si nasconde, o meglio, dove è nascosta la nostra lama mortale, che ci servirà per poter ferire appunto tutti gli immortali che incontreremo. Ovviamente sul nostro cammino ci saranno miliardi di questi monaci e ora ci toccherà gestirli in qualche modo, vediamo un po'. Giustamente. Però se ne è attivato uno solo, aspetta, magari se mi allontano tantissimo. Ok. Sta arrivando un altro. Vabbè, ma se arrivano uno per volta abbiamo ottenuto esattamente quello che volevamo. Veloce. Ok. Guarda, guarda quanto loot fico. Tutta sta roba adesso poi la incastriamo dentro il nostro braccio che diventerà fortissimo. Fatta. E quello lì sta guardando me, scusa. Ok. Noi siamo dei ninja! Noi siamo dei ninja! Ficarremi! Come dicevo prima, non mi ricordo assolutamente il mood di Stiarnesi, ovviamente. Ok. Basterà riprenderci un pelo la mano. Adesso quando ne avrò battuti tipo 200, ci riprenderò la mano. Mi danno tutto sto antidoto? Mi ricordavo che qua ci fossero problemi di veleno, sinceramente. Forse mi ricordo male. Questo tempio ha veramente smarrito la via, come diceva il dipinto al muro. Nella loro ricerca per l'immortalità hanno smarrito la via. Maledetti insetti terribili. Moriteci male. Visto che ora abbiamo anche il problema del demone che ci aumenta il danno, meglio non averli in mezzo ai piedi. Ma porca miseria, vabbè. Niente. Potevamo fare i ninja? Certo che potevamo, ma il signor Otto ci ha visto e quindi niente. Adesso noi li mettiamo tutti in fila e poi via. Iniziamo a fare così e via. Siamo attrezzati, no, dicevo? Vieni qua. Dai, che sei praticamente morto. E abbiamo bloccato l'insetto schifo. Da dove è arrivato quello lì? Oh, piano, piano, piano. Adesso la situazione è diventata drastica. Meno male che se ne va via, guarda, meno male. Posso, 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 grazie. Aspetta, aspetta, prima che torni quell'altro là dietro. Mena, mena. Scusi, salve. Ok. Ok. Non l'ho preso mai. Questo sì. Buono così. Preso. Mena, mena, mena. Non l'ho preso mai. Ma porca miseria! No, 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 no! Ok. Perché non riesco a prendere quel Perry? Messi! Ora è il momento di non sbagliare i Perry! Ok. Perché c'è la campana! Una mummia! Ricoperta di schifosissimi vermi! Che bello! Una mummia ricoperta di schifosissimi vermi. Va bene. Ho sentito un rumore terribile alle mie spalle. E qua c'è di nuovo la signora che c'era ad Ascina. È arrivata fino a qua. Ma chi lo sa? Scaraba, o come già zoi? O come già?
困りごと あるならば お米を恵んで くだされよ Questa è pazza. Non ne ho, signora di riso, mi spiace. Non vado in giro con riso in tasca. O come wa nai kana? Eh no. Ochi no mikosama no okome ja zoe. Ok. Quindi frutti freschi, frutti secchi e riso. Sembrano parole che non connettono tra di loro, vero? Dicevo, sembrano parole che tra di loro non si connettono. Quando poi però zoomi un attimo e vedi pelle di serpente, dici come? Forse la signora si riferisce a questo? Chi lo sa? Comunque, serpente, aquilone, riso. Mettiamo da parte queste informazioni. Teniamole lì. Cacchio, solo due fiasche. Quest'area è maledetta. E purtroppo l'idolo dove andarsi a sedere è ai chilometri, mannaggia. Salve, signo! Ora dobbiamo diventare master ninja della vita. Cioè, non deve vederci nessuno mai nell'esistenza. Farò un combattimento solo, ragazzi, qui. E lo farò col tizio che è su quel ponte, se riesco. Tutto il resto è furtivo, ve lo dico. Vi avviso, preparatevi a vedere ninja messi in azione. Perché questo dobbiamo fare. Sassetti, eccoli qua. Ma non è vero mai! Ninja Messi ha fallito. Però finché non mi vede quello là, va bene. Non mi deve vedere proprio lui. Non mi doveva vedere proprio lui. Fantastico. Però aspetta, posso salire? Sali, 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 sali. Aspetta, 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 che magari viene a nostro vantaggio. Perché si viene qua e si... Se riusciamo ad averlo qua sotto... Tanto di guadagnato, perché teoricamente facendo così... Sì, buono così! Perfetto. Tutto secondo i piani. Circa. Aia, Dolores. Scusi lei, si levi dalla mia vita, grazie. Perché adesso, ecco, adesso arriva l'altro. No, 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 Sekiro, devi bloccare quello lì. Metti la cura, l'unica che ho. E sti cosi sono terribili. Santa! Ah no, forse quello era un Mikiri. Mannaggia, sì, quello era un Mikiri, sicuro. Dobbiamo essere aggressivi, Messi. Devi essere aggressivi. Non è un Mikiri. Va bene, va schivato. Ok, aggressivi. Forza, forza, forza. Non lo lasciare mai. Tienilo giù, tienilo giù. No. Non lo farai. Non te lo lascerò fare. No. Guarda, questa Weaponers forse è la cosa più bevi subito tutto. Più rotta che abbiamo e buono così, tra l'altro. Che ci permette di chiudere le distanze che questo coso mette tra noi e lui. Non lo colpirò. Porca miseria, dai, dai, dai. No, 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 no. Ok. Veloce, veloce, ce l'hai, ce l'hai. È lì, Messi, è lì. Piglialo. Porca miseria, siamo un HP-o. Va bene, mai rotto le balle. No! Era andato, era! Mannaggia, lui, non fargli recuperare, no, mai! Mai nella vita! Veloce, veloce! Non mi avrai! Sì! Maledetta creatura! Decedici! Questi nemici sono la mia nemesi, ragazzi, e più avanti ce ne saranno a palate. Non li ho mai compresi, le ho sempre solo prese da loro e basta. Che miseria, e abbiamo pure la campana addosso, ci fanno... Cioè, con un colpo mi ha praticamente shottato. Questo sarà un problema grosso. Qui c'è da origliare, no, sono semplicemente embriachi marci questi, vabbè. Salve, signore! Come la va? Ma con cosa si sta parando poi? Scusami. Che lascia non l'ha ancora estratta. Va bene, possiamo andare avanti. Con zero fiasche e tante speranze, ragazzi. Ma da qua non si arriva? Ok.
Allora, adesso non mi ricordo più dove stiamo di preciso andando. Spero ci sia un idolo, eccolo! Grazie a Dio. Ok, ho capito dove siamo. Ho capito. Grazie a Dio. Idolo. Love you. Repose you. Abbiamo due punti. No, ce ne servono di più, mi sa. Perché noi volevamo comprare il potenziamento delle abilità a Sheena, giusto? Prendiamo gli shuriken. Stiamo attenti a non volare di sotto. No! Grazie. Vendor. E statue Gizzo. Almeno sono simili alle statue Gizzo. Credo siano statue Gizzo. C'è roba che ci siamo dimenticati lì. Ma qui è indietro, giusto? Sapete che non lo so? Ah, è vero che non ho una mappa, maledizione. Non siamo su Elden Ring. Non passerà mai questa cosa, ragazzi. Finché io continuo a giocare a Elden Ring, continuerà a succedere. È inutile. Purtroppo è così. Io, i kanakane. Loto. Un loto rosso e maturo, pronto per essere mangiato. Per un tempo limitato ti consente di recuperare postura anche se stai attaccando o subendo danni. I loti di Ashina sono molto nutrienti, forse perché i loro alberi crescono nelle acque più pure. I loti diventano sangue, il sangue diventa riso. Potrebbe essere utile a chi è a corto di sangue. Come? Va bene, allora mi ricordo che il loto serve a qualcosa. Non mi ricordo né... o meglio, sì, mi ricordo a chi serve, ma non mi ricordo quanti ne vuole, quindi visto che costano relativamente poco, 30 monete le facciamo in fretta, le acquistiamo tutti e due. Non so se se ne trova uno anche in giro, forse sì, però dato che non mi ricordo con precisione, lo acquistiamo. Riso dei 5 colori. Una fiaschetta piena di riso dai 5 colori. Gli shinobi lo usano spesso spargendoli sul terreno come punto di riferimento. Riposare ad un idolo dello scultore permette alla fiaschetta di riempirsi di nuovo. Il riso non è più commestibile, purtroppo. Questi sono praticamente i ciottoli colorati che ci sono in tutti i vari Souls. E sinceramente non ho mai acquistato questa cosa, credo non lo farò nemmeno ora. A meno che voi non mi diciate prendilo perché serve per fare questo. Quindi per ora non lo prendo, se servirà ditemelo che lo farò. Materiale di recupero, magnetite di recupero, che però a noi non ci interessa perché siamo maledetti dal demone, quindi va bene così. Allora, compriamo borselli, come al solito, così che se crepiamo non perdiamo cose. Possiamo arrivare a 110 vendendo qualche porcheria? Tipo i confetti Ako. Vai, vendo un confetto Ako, che tanto abbiamo l'uso infinito dell'altro, e così mi posso comprare questo borsello e mettere in tasca tutto il tascabile, vedi? Allora, adesso qui è un po' labirintica la situa. Proviamo a passare sotto, perché la parte di avanzamento dovrebbe essere quella sopra in realtà. Quindi qua sotto, dove si va? C'è un effettivo guadagno nell'essere venuta qui? Chi lo sa? Non credo. Non sembrerebbe, ecco. Eppure dovrebbe esserci... Ah, forse qua. Oddio! Oh no! Veloce, veloce, veloce! Ok. Salve. Lei mi spara o viene qui a combattermi? Lei cosa fa? Ma non te la fare addosso, dai! Capito che Sekiro è potentissimo, ma non c'è bisogno. E niente, guarda che prendo il veleno che è là sotto. E niente. Lo so, veleno. So cosa fa il veleno. Palese cosa fa il veleno. Però ora che siamo avvelenati, ce ne freghiamo di sto coso e lo meniamo fortissimo. No. Ok. E ora velocemente, visto che ce li abbiamo. Vai! Ecco perché ce li hanno dati, quindi. Perché sono sti schifosi che avvelenano. Cos'è che mi ha visto? Ok. Ma non mi interessa per il momento andare su, mi interessa, ecco, andare per di là. C'era da qualche parte una via alternativa. Come la raggiungo però? Non mi ricordo già più, vedi? Bello, i miei ricordi parziali sono sempre divertenti. Forse dobbiamo salire di più, aspetta. Zitti, zitti, quatti, quatti. Quatti, quatti, zitti, zitti. No, Sekiro, non ti buttare di sotto, non lo fare. Bravo. Allora, sì, vedi, mi ricordavo male io, perché qua possiamo o salire, che è la via consona, o gettarci male per di qua. Gettandoci male per di qua, eccolo lì.
Vediamo un po' se riusciamo a prendere l'inclinatura giusta, perché sennò vogliamo giù come le pere cotte. Ok, perfetto. Perché quell'interazione lì purtroppo ci catapulta dritti, non è che possiamo tanto indirizzare, quindi dobbiamo indirizzare prima di catapultarci, sennò finiamo contro la morte, neanche contro il muro, contro la morte finiamo. Ok. Ora. Di nuovo, buono così. Prendi, 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 ok. Questa è una domanda che mi sorge un po'. Perché queste cose pericolose? Ehi, ehi, sono cadute cose qua dietro. Ho sbagliato lato. Ok. Girandola bianca. Una piccola girandola fatta di carta bianca, trovata sotto un dirupo sul Monte Congo. Sotto? Ma sopra, non sotto. Forse è stata portata lì dal vento. È una semplice girandola, di bianco purissimo. Solo il bimbo è qui. Sotto? Ah, perché forse quello è il Monte Congo? Non siamo tanto sotto, però, secondo il mio personalissimo punto di vista, eh. Va bene, ma non, secondo me siamo più sopra che sotto. Oh, ma guarda un po' dove siamo arrivati. Non lo fare, non lo fare, maleduchino. E qui, se riusciamo a staccarci dal muro e non ci sederemo qua perché così possiamo usare l'idolo per tornare indietro, siamo tornati al demone della campana. Quindi abbiamo fatto un giro giro tondo, casca il mondo. E qua da parte, teoricamente, oltre a dei grandi soldoni, ci sono queste signore che non ho mai capito bene cosa sono, che ci danno il liquore della scimmia, alcol ricavato dalla rugiada accumulatasi in un albero cavo. A volte i frutti nascosti dalle scimmie nei cavi degli alberi possono fermentare e con un po' di fortuna diventare sake. Ha un sapore incredibilmente deciso, ma alcuni lo trovano irresistibile. Ok, e questo non ricordo sinceramente se va dato allo scultore o a Dishin. Ma credo allo scultore, però per precisione, per sicurezza, più che per precisione, controllerò prima di buttarlo via, perché mi sa che di questi ce ne sono veramente pochi. Quindi se sbagliamo, addio. Torniamo indietro così, che facciamo prima? Ma no! Mena, mena! No! Non l'ho preso! No! Ma allora, ma non ho preso, non ho preso neanche un Perry, giuro, li ho premuti! Giuro. Perché? E niente, non sta prendendo più Perry. Oh, finalmente. Posso? Grazie. Dopo avermi fatto crepare come un imbecille. Il nostro futuro è radioso se moriamo contro un ratto, io ve lo dico, eh. Radioso. Perché a breve ci sarà una creatura terribile. Povero, non è vero che è una creatura terribile in realtà, ha una storia molto molto triste, però è fortissima, quindi ci potrebbe creare qualche problema, diciamo così. E qua c'è una girandola. Girandola bianca e rossa, una piccola girandola fatta di carta rossa e bianca, trovata a metà della scalata del Monte Congo. Le girandole rosse e bianche continuano a girare, sono tutti qui. Sono tutti qui. Ora l'ho usata, non potremo rileggere la descrizione della statua Gizzo. Comunque erano statuette che venivano create in segno di amore genitoriale verso i figli. Ce ne sono tantissime. E Kotaro ha detto che se ne sono andati tutti e lo hanno lasciato solo. Se poi vogliamo anche aggiungere le parole che ci sono state dette da quell'entità alla base del monte nel quale diceva che in questo tempio i monaci avevano smarrito la via nella ricerca dell'immortalità, nei loro studi per la ricerca dell'immortalità, ed il fatto che da quel punto fino a questo abbiamo trovato innumerevoli cadaveri di quelli che sembravano bambini, iniziate a collegare i punti. Ora, ci attende una triste triste boss fight, ma anche difficile difficile, quindi perché non me la ricordo potenzialmente. Attiviamo il nostro power up e speriamo di non creparci male. Sono katana. Dekina.
C'è la tristezza, ma do il danno. Aspetta, 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 amico mio. Mamma mia. No, 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 aspetta, aspetta, reset. Come in ogni scontro, reset. Che qua non va a finire affatto bene sta situa. E non lo sto attaccando perché gli faccio tipo 2 di danno, quindi è inutile che lo attacchi. Ok. Ce la facciamo a buttarlo giù? Non so se ce la facciamo, sapete? Ok, aspetta. No. Mi tocca pargliarlo. Volevo andargli alle spalle, ma mi tocca pargliarlo. Ok. Ok. Dai. Ci siamo. Non ci siamo più. Non ho preso il Perry, mannaggia. Ero prontissima e ho mancato il Perry proprio brutalmente. E niente, aspetta, no, 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 mi devo resettare un attimo, prego. Ok. Mikira, ok. E purtroppo non possiamo ucciderlo. Per quanto tu abbia una storia triste, amico mio, un po' ti odio, sai. Ma appena appena. Ma porca miseria. Ora ti odio tanto che mi farai morire. Non ce la farò a batterlo, vero? Ok, concentrazione ragazzi, scusate, sono un po' zitta. Cacchio, mi ha rotto la difesa pure a me. Vai, ce l'ho. Ok. Come cambiano le cose quando non si parla, avete visto? Castagnole di Robert. Il piccolo Robert e suo padre le vendevano per finanziare i loro viaggi. Nel tentativo di prolungare la vita di Robert, si diressero in Giappone alla ricerca degli immortali. Il video di oggi termina qui con la conclusione alquanto triste della storia di Robert e suo padre. Forse il ragazzino era gravemente ammalato, non gli restava più tanto tempo da vivere e guidato dalla disperazione il padre ha deciso di portarlo fino a qui, dove si vociferava ci fosse forse qualcosa che potesse aiutare il figlio. Ovviamente una volta arrivato qui ha perso traccia di Robert, esattamente come Kotaro ha perso traccia di tutti i suoi amici ed è rimasto a vagare negli intorni del Tempio Senpou in cerca di suo figlio. Purtroppo per lui non lo ha trovato, ma si è ritrovato a sua volta sulla strada di un lupo solitario, determinato più che mai ad aiutare qualcuno a cui tiene. Il video di oggi termina qui, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like ed iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti,